Se vi dico Riviera Romagnola ci sono tre cose che sicuramente vi saltano in mente all'istante: il divertimento, magari le discoteche, il turismo, ce n'è tanto qui, anche tante belle turiste, e il mare. Come darvi torto del resto, ma stavolta vi sbagliereste, perché DTM vuol dire Deutschland Tourenwagen Master, il campionato turismo tedesco che finalmente ritorna in Italia dopo tanti anni e che è pronto a debuttare per la prima volta nella sua storia con una doppia gara in notturna qui sul Misano World Circuit Marco Simoncelli. Noi siamo venuti qui per farvi conoscere un po' meglio la ambiente, per farvelo vedere un po' più da vicino. Io sono un grandissimo appassionato di questa categoria, non c'ero ai tempi in cui l'Alfa, la 155, dominava il campionato, ma questi bolidi ancora oggi riescono a farmi innamorare. Sono un po' l'anello di congiunzione tra le vetture Formula ruote scoperte, diciamo, e le GT, come le GT3. Sono molto più veloci, ma non riescono ancora ad impensierire i bolidi a ruote scoperte. Avremo l'occasione di vederle da vicino, ci sono tante belle cose che faremo durante queste giornate. Purtroppo non posso riprendere la gara perché i diritti sono stati acquisiti da Sky, potrete vedere le gare sul canale 204 di Sky e poi anche altri highlights durante i giorni seguenti. Direi di non perdere altro tempo, allora vi porto subito a far vedere come sono fatte queste macchine. Partiamo da qui, partiamo con Audi, vi faccio vedere le differenze che ci sono tra l'RS5 che vediamo sulle strade di tutti i giorni e la sorellone con il vestito da corsa. Dico vestito perché appunto uno dei concetti che avvicina di più queste auto al mondo delle formule è il fatto che lì sotto non ci sia il telaio di quest'auto, ma una struttura in carbonio integrata con un roll bar che fa dell'auto quasi una monoposto. Il sedile infatti è singolo, c'è una copertura che viene attaccata all'interno della cellula stessa, pensate, il resto è soltanto una copertura in fibra di carbonio che serve per nascondere tra virgolette le sospensioni, che sono di tipo push rod, un motore posizionato oltre l'asse anteriore, per cui si parla di un motore anteriore centrale, un 4000 V8 aspirato da oltre 500 cavalli nelle auto dell'attuale generazione. Qui eravamo ancora sul limite dei 500 perché questa è l'auto che correva lo scorso anno. L'aerodinamica è stata rivista, è stata semplificata, qui abbiamo ancora un concetto di high downforce, sono state tolte le alette qui davanti, è stato rastremato il lato dell'auto, ma appunto sono diventate auto ancora più interessanti, soprattutto dal punto di vista del livello generale. I piloti adesso devono fare davvero gli straordinari per cercare di tenerle sotto controllo. Non c'è nemmeno più il terzo elemento sull'anteriore, il terzo ammortizzatore che serviva per regolare dei valori che di solito non troviamo nelle vetture GT, per cui macchine ancora più tra virgolette instabili, soprattutto nella fase di frenata. E vedete, guardate qui come anche lo specchietto fosse un vero e proprio dispositivo che aiutava a far uscire, a convogliare meglio i flussi intorno alla vettura. Al posteriore anche qui un lavoro eccezionale per quanto riguarda l'aerodinamica, c'era questo enorme alettone tutto in fibra di carbonio, le auto pesavano meno di 1200 kg, quest'anno il peso è stato ridotto di un ulteriore centinaio di chili più o meno, e l'alettone ha questo sistema di drag reduction system, proprio come funziona in Formula 1. Il pilota può variare attraverso un tasto l'incidenza dell'ala, che tra l'altro è anche regolabile per diciamo facilitarsi la vita in fase di sorpasso. È una cosa che non mi piace tanto, forse ammazza un po' il motorsport, ma è così, dobbiamo un po' tenercelo. Per farvi capire un po' meglio di che cosa stiamo parlando, vi faccio vedere anche le differenze con una GT3, che è una macchina che non ha di certo bisogno di tante presentazioni. Questa è la M6, una macchina che viene derivata dalla serie in termini di telaio. Se andiamo dentro a vedere, riusciamo a intravedere tranquillamente la scocca della vettura, più tutto il lavoro che viene fatto con il roll bar per la sicurezza e l'irrigidimento della struttura, passaruota allargati, ma ad esempio sopra non abbiamo delle feritoie che vadano a scaricare le turbolenze che si creano all'interno del passaruota. Lo stesso sulla parte anteriore, ci sono soltanto questi due baffetti che sono poco pronunciati rispetto alle vere e proprie ali che troviamo sul paraurti anteriore delle DTM. Sempre parlando di aerodinamica, che è uno degli aspetti fondamentali, fondanti anzi, del DTM, nella parte laterale non abbiamo questa minigonna, ma anche qui non ci sono ali e canalizzazioni varie per far fluire al meglio il flusso lungo il fianco della vettura. Lo stesso vale poi per il posteriore, dove c'è quest'ala di generosissime dimensioni, forse anche più grande in termini di estensioni, ma non è mobile, non c'è DRS, cosa che tra virgolette preferisco. E in più concludiamo con la parte inferiore del paraurti, che presenta sì un estrattore d'aria
piuttosto generoso, ma anche qui non ci sono le canalizzazioni e tutte le feritoie che hanno le DTM per essere ancora più efficienti dal punto di vista dell'aerodinamica. Non possiamo smontarla, ve la smonterei volentieri poi per farvi vedere che sotto ci sono ovviamente delle sospensioni da corsa, ma non sono in stile push rod, sono delle sospensioni convenzionali, e anche i dischi, in questo caso ve li faccio vedere nella parte anteriore, sono in acciaio a differenza di quelli del DTM che hanno un vero e proprio impianto in carbonio. Per farvi capire meglio di che cosa stia parlando, vi faccio vedere l'auto un po' senza il vestito. Questa è la cellula in carbonio di cui vi parlavo. Vedete che il sedile viene direttamente, non è un vero e proprio sedile, è una copertura per questa parte di abitacolo. In questo momento lo stanno sagomando per il pilota, che poi prenderà il posto all'interno dell'abitacolo. Guardate lo scarico dove scorre proprio a fianco del pilota, sulla stessa linea delle sue orecchie, quindi non credo ci siano problemi per sentirlo. Qui si vede anche quanto la carrozzeria entri all'interno, quanto la cellula scusate entri all'interno rispetto alla linea laterale della vettura, per darvi anche l'idea di come sono fatte. C'è anche la struttura tubolare, guardate che spettacolo. Guardate anche la posizione di guida, che si avvicina molto a quella di una Formula. C'è il sedile che è dove siede il pilota, con il fondo schiena è molto più in basso rispetto alla pedaliera che è laggiù e che appunto prevede tre pedali. C'è anche la possibilità di comandare la frizione dal volante. Qui invece davanti vediamo come è fatta più da vicino, come vi dicevo, sospensione in stile push rod, per cui pieno mondo delle Formula. Vedete anche i radiatori posti qui davanti, e lì in basso, molto in basso e arretrato dietro la linea dell'avantreno, c'è questo V8 che ulula ed emette delle fiammate davvero mostruose. Penso che questo sia il migliore esempio per capire come siano fatte queste vetture. Spazio anche a un po' di storia con la prima DTM di BMW. Questa è la M3 E30, un motore 2003 4 cilindri che nella versione da corsa questa raggiungeva i 300 cavalli di potenza. La mitica livrea con i colori della scuderia M Sport, guardate che spettacolo. Con queste macchine si sono susseguite tantissime azioni, le potete trovare anche su internet. Qui sì che si andava veramente come dei pazzi. Tra l'altro guardate, non c'era un cambio sequenziale, comunque automatizzato, era un cambio manuale, quindi con il pedale della frizione a 5 rapporti. Non c'era aerodinamica allora, c'era soltanto un corpo vettura con un piccolo alettone al posteriore, ma una meccanica che già faceva intuire il grande potenziale di questa categoria di vetture. Oggi siamo arrivati alla M4 DTM, qui ancora nella configurazione della precedente stagione. Abbiamo questa auto davvero mostruosa dal punto di vista della aerodinamica. Chiediamo anche al boss se possiamo aprire la vettura. Vi faccio vedere che anche lo stesso sportello in realtà non è altro che una semplice copertura per il pilota, e questo è l'interno della vettura. Laggiù c'è la regolazione, quella levetta lì è la regolazione per la ripartizione della frenata tra avantreno e retrotreno, un po' di aria condizionata, ma niente di che. Lì di nuovo la pedaliera, e guardate il volante come sia minimale nel design, ma anche nella composizione. Ci sono giusto i tasti che servono al pilota, niente di più. E anche qui guardate il sedile come sia incastonato all'interno di questa monoscocca in fibra di carbonio, che viene poi aiutata da un punto di vista di rigidezza e sicurezza da questa struttura tubolare. Davvero uno spettacolo, starei tutto il giorno a guardarle queste vetture, ma ora voglio farvene vedere una un pochino più particolare. Eccoci allora dentro il box di Alex Zanardi, qui con noi alle nostre spalle, sempre un piacere essere qui con lui. Faccio vedere anche il posteriore dell'auto smontato, guardate, quella è la parte posteriore dove arriva la potenza. Queste sono auto ovviamente a trazione posteriore, anche lì si vedono le sospensioni, che queste in stile push road, questa è pornografia pura. E guardate la struttura che si cela sotto la copertura del cofano posteriore con gli attuatori del sistema del DRS. Qui si vedono molto bene i freni, come vi dicevo, impianto in carbo ceramica anteriore e posteriore, impianto, anzi morfologia generale dell'impianto, che ricorda davvero tanto quello delle monoposto
visto anche dei prototipi di Formula 1. Questo invece è l'interno che prevede appunto la presenza di questo sistema che assiste Alex durante la guida. C'è questo anello in carbonio che viene spinto verso di sé per accelerare la frizione centrifuga, per cui come in un motorino basta soltanto dare gas, la frizione attacca e vi porta, l'auto comincia a partire. Là invece c'è il sistema che permette di spostare, come vi dicevo prima, la ripartizione della frenata sull'avantreno e il retrotreno. Vedete, basta girare la leva e quella parte lì, quella manopola che assomiglia un po' alla leva, che assomiglia un po' alla leva di un freno a mano, invece il freno che Alex usa per fermare la macchina. Deve spingere per fermare e vedete che c'è anche un pulsante in cima, quello serve per scalare le marce. È stato fatto un calcolo secondo cui la forza che applicherà durante tutte le staccate, la risultante in chilogrammi durante la gara sarà sull'ordine delle tonnellate, quindi in pratica è come se alzasse davvero, ovviamente non tutto insieme, ma un peso che è sull'ordine delle tonnellate. Uno sforzo fisico altissimo, di sicuro, che ci fa capire veramente le reali potenzialità di questo campione. Un campione che ha scelto di non correre con le protesi proprio per il fatto che in questo sistema riesce a stancarsi meno, è ovviamente più allenato con la parte del corpo che usa anche per il paraciclismo, e quindi ha scelto questo sistema che è stato sviluppato da BMW insieme anche agli altri piloti che hanno preso parte allo sviluppo e che è stato appunto quello che gli ha permesso poi anche di ritornare alle gare nel 2016 con la M6 GT3. Aveva già partecipato alla 24 ore di Spa, la gara che siamo andati a vedere. Intanto vi faccio vedere anche la parte dell'elettronica, tutto il modulo di comando della vettura. Dicevo, a Spa 2015, quando corse con le protesi, ma come ci ha detto si era trovato non troppo a suo agio. Va bene ragazzi, Alex era davvero impegnatissimo con tanti giornalisti a fargli le domande che gli hanno già fatto un milione di persone. Forse non era neanche corretto, deve pensare alla gara e concentrarsi per fare il meglio possibile. Io invece ho deciso di cambiare programma, vi porto a fare un giro sulle macchine, non vedevo l'ora, l'altro anno era toccato a Emiliano, oggi ho questa fortuna. Di solito vi faccio vedere cose che potete fare anche voi, stavolta vi dico le potete fare, ma un tour come quello che faremo noi costa 1500 euro, non proprio economico devo dire, ma nel caso questo è il prezzo. Sono davvero curioso di vedere cosa riescono a fare queste vetture, saremo su quelle dell'altra, dell'ultima generazione, per cui quelle con più aerodinamica, un po' meno potenza, ma comunque auto che dinamicamente dovrebbero avere qualcosina in più rispetto a quelle di oggi. Vediamo che succederà. Ok. Oh, hello. Hi. Ok, ci siamo ragazzi. Proviamo a entrare, spero che vediate qualcosa. Io vedo molto meno di quanto pensassi. Ora qui ci stanno allacciando come dei salami. In pratica, come vedete, siete dentro questa gabbia di acciaio e carbonio che da fuori ha soltanto le sembianze di una macchina, della macchina stradale. Tra l'altro Lance, vedete, cerca di non farmi staccare la testa. Thank you.
grazie mille. È stata la cosa più bella della mia vita. Dopo la lancio, ovviamente. È davvero pazzesco. Ok, ci siamo tolti le cinture. Thank you, thank you. Pazzesco, pazzesco, grazie mille. Non ci credo, intanto guardate, ha iniziato a piovere e adesso stanno cambiando le gomme perché noi prima giravamo con le slip su una superficie che praticamente era bagnata, ma anche là dietro il curvone si sentiva come l'aerodinamica schiacciasse la vettura a terra, facesse comunque lavorare il sistema. È un po' come fare un giro in una lavatrice che fa 190 passati. È qualcosa, guardate, hanno alzato l'auto e adesso metteranno sotto delle gomme da bagnato. Avevo avuto paura quando ho visto le prime gocce cadere, ma poi ho detto, se riusciamo a partire in tempo riusciremo a fare un giro in queste condizioni. Sembrava una macchina da Formula Drift, ma è bellissimo sentire come l'auto sia sempre sotto controllo anche in queste condizioni, in aerodinamica che funziona davvero. Non so che dire, ti posso licenziare, c'è un posto libero alle automoto adesso, ciao! Comincia a calare anche la sera qui sul circuito e guardate un po' cosa c'è schierata qui, un RS5 DTM, la M4 e davanti c'è la C63. Cosa stiamo per fare? Una cosa secondo me bellissima, intanto vi faccio vedere anche il pilota che entra dentro alla macchina, proviamo ad aggirarlo. Qui vedete la portiera è smontata perché non ci sono delle vere e proprie cerniere, ma è semplicemente un pezzo di carbonio. Qui c'è la serratura che serve per tenerla agganciata al resto della carrozzeria. Ci siamo quasi, stiamo per partire. Allora abbiamo 3 auto da DTM, cosa faremo? Scopriamolo! Lo sentite ragazzi questo rumore? Abbiamo portato le 3 macchine del DTM qui sulle strade di Riccione. Qui guardate, siamo sul lungomare, credo in questo momento, non sono pratico del posto, ma vedo gli stabilimenti balneari qui da una parte. La gente sembra davvero incredula nel vedere passare questi mostri sulla strada che se la sono dovuti vedere non con il cordolo di stavolta, ma con il dossier. A un certo punto c'è stato anche bisogno di fermarsi, davvero incredibile sentirle ruggire sulle strade. Sentite qua, mi ricorda un po' il trasferimento dei rally quando le macchine sono appunto su strada. E adesso ci fermiamo per guardarle più da vicino. Dovremmo essere nel pieno centro della città. Qui le persone sono ovviamente sbigottite da quanto sta succedendo, anch'io non ci sto credendo quasi. Dovremmo essere arrivati al primo stop, andremo poi a vedere le reazioni, cosa ne pensano le persone di questa sorpresa. I piloti sono scesi dall'auto, rientrano nel box, vengono liberate dallo sportello per poter anche lavorare. Guardate qua che spettacolo, ci sono anche i tecnici ovviamente che stanno cercando di raffreddare i bollenti spiriti di queste vetture, sia da una parte dove c'è lo scarico, lo vedete che corre accanto al fianco del pilota. Il live, non ti voglio disturbare visto che fai il commento audio. Stanno parlando con me forse, non lo so. Questa invece è la BMW e davanti abbiamo la safety car, guardate un po'. Giuseppe, lo sai cosa sono queste macchine? Certo, sono le DTM. DTM vuol dire? È complicato. Va bene, te la passiamo. Ok, allora ci siamo, test superato. Per lei. È una sorpresa. Lo sa che macchine sono queste? No, ancora. No. Le piacciono? Mi piacciono tanto, però non lo so cosa sono. Non le riconosce come auto che ha già visto su strada? Se guarda sul cofano lo riconosce quel marchio là? Sì. Quello lo riconosce? Sì. Audi. Sentiamo anche il signore. Lei signore lo sapeva o è una sorpresa anche per lei? No, è una novità anche per me. Sa di che cosa si tratta? Che macchine sono? Sì, competizione, grande competizione. Categoria la sappiamo? No, proprio no. Va bene, comunque se è un appassionato ci sta. Sicuramente appassionatissimo, sa di che cosa stiamo parlando, vero? Esattamente. Queste sono le macchine del? Del campionato Challenger, no. Del campionato?
DTM. DTM, DTM vuol dire? Non lo so, io seguo la Formula 1. Ah, ok, lei è della Formula 1. Ah, ok, ok. Ah, guarda lo sport sbagliato, purtroppo. No, scherzo. Per me è una sorpresa al 50%, perché ieri ero in pista e ho visto tutto il... Quindi lei sa di che cosa stiamo parlando? Queste sono le macchine del DTM. Del DTM. DTM, che in tedesco vuol dire? Cosa vuol dire in tedesco? È il campionato super turismo tedesco. Quindi è semplicemente la traduzione del Deutschland Tourenwagen Master, certo. Però va bene, è già la seconda persona che troviamo che sa di che cosa si parla. Sai di che vetture stiamo parlando? Sì, quello sì. Sono le? DTM, il campionato turismo tedesco. Esatto, DTM vuol dire? Deutsch Tourism Motorsport, una cosa così. Quasi, quasi ne abbiamo trovato uno che ormai c'era arrivato. Sai di che cosa stiamo parlando? Si parla delle macchine del? DTM. Del DTM. DTM, che in tedesco vuol dire? Deutschland Tourenwagen M Master? Master Pilot, no, però qua, quasi. Tiziano, lo sapevi di questa sorpresa serale? Sì, perché sono amico di Facebook del Misano Circuit e anche tifoso di Simoncelli, quindi non potevo mancare. Lo sai che auto sono queste, giusto? Sì, lo so. Sono le Speravo di vedere Zanardi qua. Va bene, più o meno la cosa è piaciuta a tutti. Guardate ancora quanti curiosi ci sono qui intorno alle vetture che adesso verranno accese, per cui occhio se avete i vetri vicino a questa zona. Adesso ce ne andiamo, c'è un'altra tappa, una tappa molto bella, una tappa che, pensandoci un po' oggi quando mi hanno detto il programma, mi ha fatto anche scendere un po' una lacrimuccia, e non lo so se è bello da dire, però tant'è. Quindi mettiamoci in macchina e ripartiamo. Le auto sono proprio lì davanti, guardate, si vedono i fari della A5, però vedete che sono praticamente, non lo so, 40 centimetri da terra, e vi rendete conto, anche grazie al rumore, che sicuramente non si tratta di una 5 o di una RS5 normale, ma è fantastico. Io in questo momento non ho la cintura, voi ricordatevela sempre, anche sui sedili dietro è importantissimo. Dopo magari riesco a mettermi nel van, ve le faccio vedere proprio da davanti. Intanto eccola lì, guardate che spettacolo, sentite là che tuoni. E il bello è anche vedere le reazioni delle persone in giro per Riccione, che assolutamente non si aspettavano niente del genere. Questo è fuori di testa. Eccola! Guardate le fiamme! Pazzesco! Questa è la cosa più pazza che abbia mai fatto, inseguito da 3 DTM. Venite, guardate che mostri, ragazzi, eccola qui. No, è fuori di testa. Guardate, anche le persone che stavano semplicemente mangiando una pizza si ritrovano con questi tuoni nel cervello che ti frantumano i neuroni. Davvero un'esperienza. Guardate quello scarico, è vivo. Molto bello qui. E via a fare un video ai mostri che sono là dietro. Mamma mia. Siamo con Leonardo e Dino, che ci hanno detto ci seguono sul canale. Sì, seguo sul canale YouTube. E questa è totalmente una sorpresa, non lo sapevate? Sì, io sapevo che c'era la gara, ma non sapevo di questa passerella, diciamo. Vi piacciono queste macchine? Sì, noi siamo appassionati dai tempi dell'Alfa, quando c'era l'Alfa nel Avete toccato un tasto. Sì, io ero forse amanti, appena nato quando c'era la 155 che dettava legge. Sì, esattamente.
niente. Direi che allora andiamo a fare un salto là, vediamo, sì, vediamo queste macchine più da vicino. Guardate qua ragazzi, sembra un concerto come quello di Gianna Nannini che ci sarà domani sera, ma sì, questo è semplicemente secondo me fare la miglior cosa, cioè avvicinare lo sport alle persone. È inutile spendere miliardi secondo me per format di gara molto discutibili, bisogna fare questo, bisogna portare le auto e i piloti in mezzo alle persone, creare, generare interesse. Questa è stata la mossa più intelligente in, non lo so, forse negli ultimi 44 anni del motorsport. Ovviamente non è la prima volta che si vede una cosa del genere, ma non so come descriverla, è davvero stupendo. Faccio vedere tutte. Guardate che spettacolo. E questo è il punto che vi volevo far vedere prima. Siamo al ristorante Pizzeria OK da Paolino, un caro amico possiamo dire di Marco Simoncelli, e là la vediamo una Honda che replica, non è la vera Honda con cui Marco correva in MotoGP, è la Honda che tutte le sere viene accesa e viene fatta suonare per un bel po' di tempo mentre tutti qui stanno tranquilli e beati a mangiarsi magari anche una piadina. Non so se sia questa la zona della piadina, speriamo che non mi abbia sentito nessuno, ve la porto anche a far vedere più da vicino sperando che non mi lincino. Guardate un po', tanta la passione si vede. Questo è Marco che correva con le mini moto e questa è la sua è la moto appunto che vuole commemorare Marco. Tutte le sere viene accesa, lo scarico lo vediamo, è uno di quelli seri per farsi sentire dalla lunga distanza. Qui sotto invece ci dovrebbe essere un CBR 600 a quanto credo, aspettiamo un attimo e vediamo se riusciamo a sentirla. Ci siamo ragazzi, ecco lì Paolino. Paolino una volta era Rafa Nadal, lo vedete. Accendiamo la moto e per 58 secondi gas a martello, vedete il condotto che porta via il gas di scarico. Guardate quante persone. Vorrei far notare che questa cosa va avanti dal, credo, minimo 2011, l'anno che Marco ci ha lasciato. Mi ricordo avevo 18 anni, adesso con l'età che aveva lui, quando purtroppo è successa questa disgrazia. Guardate qua, è bello vedere comunque che la memoria qui è ancora viva. Marco era uno dei miei piloti preferiti, forse un po' troppo irruento, ma uno di quelli che mi sarebbe piaciuto vedere di più insieme magari anche a un Casey Stoner nella lotta contro Marquez in questi ultimi anni. Let's go.
Non c'è bisogno che dica niente. In questo momento non so se sia concluso o meno, c'è anche il concerto di Gianna Nannini, un concerto indetto dall'organizzazione, fortemente voluto dall'organizzazione del DTM, che ha fatto un lavoro stupendo, secondo me è riuscito ad avvicinare il motorsport non solo agli appassionati ma anche a tutte le altre persone con il giro che abbiamo fatto ieri sera sulle strade della Riviera, ma è anche riuscita a portare qui non solo i puristi, gli appassionati come me o come voi, ma anche persone che ad esempio sono interessate al concerto della famosissima cantante italiana. Anche il resto del paddock è stato allestito diciamo con un tema che non si discosta tanto dagli stabilimenti balneari che troviamo lungo la Riviera, per cui abbiamo un ambiente che fa da cornice a un evento spettacolare a livello di motorsport, ma che permette anche alle famiglie, alle coppie, agli amici di venire qui e di passare una, diciamo, gita del weekend un po' diversa in salsa racing ovviamente. Io spero che vi siano arrivate almeno la metà delle emozioni che ho provato io. Il giro in macchina è stato sconcertante, essere devastati da tutta quella potenza, quel sound e quell'auto che nonostante le condizioni al limite riusciva ancora a fare metri di strada è stato davvero bellissimo. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, un saluto, ciao ciao!